Harold Bloom. Come si legge un libro? Prologo. Perché legge? Se gli individui vogliono conservare la capacità di esprimere opinioni e giudizi autonomi, è importante che continuino a leggere se stessi. Non è possibile sempre scegliere come leggere, bene o male, e che cosa leggere, ma il perché deve essere rappresentato soltanto dal nostro personale interesse. Si può leggere solo per passare il tempo, oppure spinti da un chiaro bisogno, ma alla fine si leggerà sempre con i minuti contati. Forse i lettori della Bibbia, coloro che percorrono le sacre scritture per passione personale, esemplificano tale bisogno con maggiore chiarezza dei lettori di Shakespeare. Eppure la ricerca è la stessa. Una delle finalità della lettura consiste infatti nel prepararsi al cambiamento e al cambiamento definitivo, ahimè, universale. Mi concentrerò sulla lettura intesa come pratica solitaria, anziché come impresa collettiva. Il modo di cui leggiamo oggi, quanto siamo solo noi stessi, presenta una considerevole continuazione con il passato, a prescindere da ciò che avviene nell'università. Il mio lettore ideale ed eroe intramontabile è il dottor Samuel Johnson, che comprese ed espresse sia i poteri sia i limiti di una lettura incessante. Come ogni altra attività mentale, essa deve soddisfare la prima preoccupazione di Johnson, che verte su quanto si avvicina a noi, quanto possiamo utilizzare. Sir Francis Bacon, che formulò per primo alcune delle idee utilizzate da Johnson, dava questo celebre consiglio: non leggere per contraddire o confutare, né per credere o dare per scontato, e nemmeno per trovare parole o discorsi, bensì per ponderare e riflettere. Emerson, nemico implacabile della storia di tutte le forme di storicismo, secondo lui, i libri migliori ci infondono la convinzione che una natura li abbia scritti e la medesima li legga. Consentitemi di unire Bacon, Johnson ed Emerson in una formula che spieghi come legge. Trovate quanto si avvicina a voi e può essere utilizzato per ponderare e riflettere. E quanto si rivolge a voi come se condivideste la stessa natura, liberi, liberi dalla tirannia del tempo. In parole povere, prima trovate Shakespeare e poi lasciate sì che sia lui a trovare voi. Se volete che Aurelia vi trovi, allora ponderate e riflettete sulla natura che condivide con voi, nel grado in cui opera e si avvicina. Non sto sostenendo una forma di idealismo né di pragmatismo. Utilizzare la tragedia come una critica del patriarcato equivale a rinunciare ai propri interessi fondamentali, soprattutto se si è una ragazza, il che suona più paradossale di quanto non sia. Shakespeare, insieme a Sofocle, rappresenta l'autorità imprescindibile per quanto riguarda i conflitti generazionali e più di chiunque altro per quanto riguarda la differenza tra uomini e donne. Apritevi a una lettura completa di Re Lear e comprendete meglio le origini di questo che definite patriarcato.